Se sei a una festa e una tua amica ha bevuto troppo, stai alla larga. Se infatti dovesse cedere alle tue lusinghe e magari vi doveste trovare sul più bello in camera da letto, potrebbe denunciarti il giorno dopo per violenza sessuale. Non ci credi? Stai a sentire quello che sto per dirti. Ma prima, sigla! Prima di tutto voglio davvero ringraziarvi. Ogni giorno siete in tanti davvero a scrivermi e a mandarmi i complimenti per il mio canale YouTube. Sto provando a rispondervi a uno, specie a chi mi chiede consulenze. Se non lo faccio con tutti è solo perché la giornata, scusatemi, ha 24 ore. Per chi invece non conosce ancora il mio canale, invece, lo invito a vedere i video precedenti e a iscriversi subito. Detto ciò, ritorniamo all'argomento di oggi. Secondo la Cassazione, avere un rapporto con una persona che ha bevuto troppo o che ha fatto uso di droghe è reato. Non conta che la vittima sia solita abbandonarsi agli eccessi e quindi conosce il rischio cui va incontro, né conta che questa appaia lì per lì accondiscendente, anzi disinibita ed eccitata. Il ripensamento del giorno successivo le consente di andare dai carabinieri e sporgere denuncia. La Suprema Corte adotta quindi le misure dure, rafforzando un orientamento che aveva già sposato in passato. Diventa così violenza sessuale fare sesso dopo l'alcol. Del resto, a detta dei giudici, non sono poche le persone che, con modalità subdole, approfittano dell'incapacità psicofisica della vittima per soddisfare i propri istinti. Il rapporto sessuale deve essere voluto in ogni sua parte, dall'inizio alla fine. Invece, uno stato di ebbrezza elimina ogni capacità di intendere e volere. Ciò che rileva, quindi, non è tanto lo stato di coscienza prima di ubriacarsi o drogarsi che rende verosimile alla vittima come potrebbe finire la serata, è piuttosto la consapevolezza al momento della congiunzione carnale, è quella che conta, e se questa non c'è, scatta il reato. Secondo la sentenza, non tutti gli atti sessuali possono configurare la violenza. Intanto sono escluse dal penale le situazioni di ubriachezza nei limiti della sbronza ordinaria. Ciò da sola non configura certamente una condizione di inferiorità fisica o psichica tale da annullare il consenso al rapporto sessuale. Quindi ciò che rileva, così come avviene nei rapporti sessuali con soggetti affetti magari da malattia psichica, è la condotta del colpevole volta a spingere la vittima a ubriacarsi, e lo fa in modo subdolo, approfittando del suo progressivo stato di incoscienza, fino a renderla completamente priva di volontà. In un'altra pronuncia la Corte è stata ancora più severa. Chi ha con sé in auto una ragazza e la porta, nonostante la sua contraria volontà, in un luogo appartato, può essere denunciato per violenza sessuale, anche se lei a motore spento ci sta. Questo perché la condiscendenza prestata al momento potrebbe essere solo dettata dalla paura di subire conseguenze peggiori, come un atto di violenza fisica o addirittura la morte. Ecco perché se una ragazza ti dice di non prendere la strada che va al parcheggio, devi starla a sentire e rispettare la sua volontà. Questa è la legge. Questa è la legge. Ma questa è la legge. Questa è la legge.